adesso arriva la bella notizia, adesso quelle belle notizie arrivano piano piano, è vero? Piano piano. Mi licenzio. Io stavo spaccando la mazza in capo! Ah, con la disoccupazione, guarda la bocca, con la disoccupazione che ci sta a Napoli, tu ti licenzi! Sì. Cristiana, non c'è niente da parlare, quando una cosa finisce, finisce. Gabriele, guardami negli occhi e dimmi la verità. Ci sta un'altra, è vero? Domani parto, vado a Roma. A Roma? Ottima scelta, una buona scelta di provincia. A Cristian! 6, 7, 8. Ti ho detto di parlare con quello che dico io e tu sei andato a parlare con la più difficile di Roma. Ballerini in palestra. Sì. Quella antipatica. Mica, ma pure tu questo fatto che è antipatica? Non è antipatica. Cristian, sei quella che conosco io, è proprio antipatica. Come si chiama? Si chiama Valentina. Cosa? Che fidanzata. Come? Laura, ti va bene fidanzata senza F? Perché sta cosa non riesco a dire, capito? Ti avevo detto io, Iario. E devo provare l'altro vestito e ti devi ricordare come sto con questo per fare il confronto con l'altro che adesso mi provo. Cioè, che hai detto, Laura? No, ho fatto forte, si è rotto, sarà... Se non metti le molle è normale, no? Le molle? Quale molle? Quelle, ma che è la prima volta che fai palestra? Chi? Io? La prima volta? No, no, cioè, quasi, ma normalmente... Guarda che non c'è niente di male se è la prima volta, eh? Non è la prima volta, cioè, è capitato questa cosa. Può capitare una cosa che scappa la... Ti avevo detto io, Iario. Grazie! E ricordati sempre, se c'è una cosa che davvero vuoi... Devo insistere. Voi lo conoscete a Pasquale? Pasquale. E chi è Pasquale? Una volta ho incontrato un ragazzo con la testa dura che mi ha detto: una vita senza sogni che vita è? Non si può vivere senza sogni. No, non riconosco. Non per voi, per carità, non dico, ma io non sono proprio capace, che pistola non riesco. Ah, ma buttala con la mazza, capito? Un sacco di tempo che non mi davo un bacio. Che bello. Io ti amo. Non posso dirtelo. Tu non ti devi svendere mai. Vabbè, senti... Dopo, quando ripassi, ricordati di prendere il documento. Ah, pensavo che mi avevi dato solo quando avevi i soldi, invece. No, no, di Riccardo mi fido. E di me? No. Buona giornata, buona giornata.